Ci arrivo. Quindi, su questa cosa è stato presentato uno statuto che noi non abbiamo votato per un motivo ben preciso. Non abbiamo votato perché dicevamo che tutto il potere era concentrato nella mano del socio unico, che nella fattispecie è il sindaco, ma è il sindaco non perché il sindaco si autonomina socio unico, è il sindaco perché rappresenta l'amministrazione comunale, rappresenta l'intero capitale e nelle società. Nel codice civile chi rappresenta il capitale è il socio unico, se il capitale è unico, se il socio è unico. Quindi il sindaco rappresenta. Nello statuto che proponiamo di modificare, perché ancora è vigente quello vecchio, nello statuto che proponiamo di modificare invece abbiamo inserito delle forme di controllo e di indirizzo dell'intero Consiglio Comunale. Perché io vi vorrei leggere un passo. Quando si dice entro il 15 novembre di ciascun anno, fatto salvo eventuali diverse determinazioni del socio da assumere previa richiesta della società, la società presenterà al Consiglio Comunale il budget economico e finanziario dell'anno successivo, quindi ci presentano il piano economico dell'anno successivo, unitamente al piano operativo annuale di sviluppo della società, al piano industriale, al piano di investimento e alla programmazione del fabbisogno del personale per la successiva approvazione. Quindi le esigenze di personale, le esigenze economiche, i contratti che verranno assegnati, sono tutte cose che vengono presentate l'anno prima per essere approvati come programma all'amministrazione comunale. Questo era quello dell'altra volta, l'atto fondamentale che l'altra volta mancava e per cui noi non eravamo d'accordo e ci siamo astenuti su quella questione. Ci siamo astenuti perché eravamo d'accordo a costituire alcuni servizi, ma avevamo obiezioni sulla forma della salute. L'altro aspetto importante è appunto quando si dice che tutti gli atti vengono messi a disposizione dei consiglieri di minoranza, cosa che invece io da consigliere di minoranza per avere gli atti ho dovuto fare domande e aspettare un mese. Quindi, però su questo c'è da tenere conto di una cosa, che ci sono atti che possono essere messi immediatamente a disposizione, atti che invece su cui si effettua il controllo analogo, per cui vanno richiesti. E perché? Perché la società non risponde al testo unico degli enti locali, ma risponde al codice civile, risponde. E ci sono atti che per il codice civile, diciamo, sono atti che non possono essere divulgati. Quindi ecco dove nasce l'altro problema. Gli atti pubblici chiaramente sono tutti a disposizione del Consiglio Comunale. L'altra cosa fondamentale è che anche il bilancio consultivo viene portato in approvazione al Consiglio Comunale, il bilancio definitivo viene portato in approvazione al Consiglio Comunale. Mi sembrano questi passi fondamentali, gli elementi qualificanti che sono stati inseriti nello statuto della società. Per quanto riguarda poi tutta la serie di altri argomenti, e dobbiamo appunto tener conto che qui operiamo nel codice civile, che le cose sono diverse. Lo stato di fatto, occorre sistemare le cose, lo stato di fatto è uno stato di fatto che ci troviamo, certo, andiamo a sistemare le cose prevedendo formule diverse di gestione, prevedendo rapporti diversi, prevedendo appunto controllo da parte dell'organo sovrano del Consiglio Comunale. La consigliera Rocchi domandava se ci sarà un contratto. Certo, non ci saranno dei contratti, non un contratto. Per ogni attività ci sarà un contratto, e il contratto dovrà prevedere appunto dovrà prevedere tutto quello che prevede un contratto di affidamento di un servizio. Poi, sull'assemblea certo è formata, l'assemblea è formata da sindaco che è socio unico e risponde al codice civile, quindi le competenze del sindaco come socio unico dell'assemblea sono dettate dal codice civile, sono dettate. Qui poi un'altra cosa, qui secondo me si fa confusione tra competenze della società e servizi attività invece affidate. Allora, quando si costituisce una società, chiaramente le competenze devono mancare il più possibile, perché altrimenti ogni volta che si va a modificare una competenza bisogna andare dal notaio, bisogna andare a registrare di nuovo la società, bisogna fare comunicazione alla Camera di Commercio, bisogna fare tutta una serie di atti che hanno costi non indifferenti. Allora, siccome le attività che svolge il Comune sono quelle che si possono affidare, sono state disponibili, ma un conto è prevedere come competenze, un conto è prevedere invece l'affidamento. Gli affidamenti sono quelli che già c'hanno e che conosciamo tutti quanti. Sul fatto degli organi di controllo, chiaramente sono quelli
previsti per legge, ma una cosa voglio dire, sul discorso del dialogo con i collegamenti, oggi il 90% delle assemblee si fanno in videoconferenza o in conferenza audio, certo nell'articolo specifica, che a condizione che tutti quanti abbiano la possibilità di ascoltare quello che dicono tutti e quindi praticamente è come se fosse un'assemblea, ma oggi credo che parliamo di modernità e poi vogliamo escludere le videoconferenze, mi sembra una cosa, vero che non sono tante le persone, però mi sembra una cosa che sicuramente è innovativa. Sul fatto che sollevare il bianco mancava convocazione della Commissione Statuto, credo che sia stata una, non so se è stata una decisione del Capigruppo, è stata sostituita dalla Presidente. No, il discorso si è fatto a livello del Capigruppo, adesso non so se si è ritenuto di aver chiesto il sindaco che ha fatto. No. Quindi ecco, per quanto riguarda anche l'ultima sul discorso del rinvio, dico, decidesse il Consiglio Comunale. Per quanto riguarda le conferenze, ecco, spiegavo che, come dicevo prima al consigliere Rocchi, le conferenze vengono previste tutte, poi l'affidamento dei servizi invece sono un'altra cosa. La farmacia comunale non è affidata, non è previsto per ora l'affidamento alla multiservizi, ne potremmo anche parlare, perché parlare con la farmacia comunale che non produce utili, scandalizzarci tutti quanti e poi magari continuare a mantenere la gestione attuale, forse c'è, vorremmo fare pace con noi stessi. Quindi. Allora ecco io, non è escluso che in futuro si possa esaminare un discorso di gestione anche della farmacia comunale con l'obiettivo comunque di incentivare il funzionamento della farmacia comunale. Se valutiamo, se dovessimo valutare che l'affidamento della farmacia comunale potrebbe portare più resa, un nuovo scudo non mi ricomprenderei di proporre anche l'affidamento della farmacia comunale, però oggi non è il programma. Grazie. Ma sull'esclusività del servizio e sui subappalti? I subappalti, la possibilità di subappalto, nello statuto viene prevista, però poi chi determina la possibilità di subappalto o meno è il contratto. Quando si fa il contratto, nel contratto si prevede la possibilità o meno di subappalto. Oggi nello statuto non lo prevediamo. Però poi quando verranno fatti i contratti di servizio, lì se sono esclusi sugli appalti, sugli appalti non sono previsti. Ma non, lo statuto è la legge generale, è la legge generale che prevede tutto. Poi nell'affidamento dei contratti di servizi bisognerà stabilire quali sono i servizi che possono eventualmente essere subappaltati e quali invece non possono essere subappaltati. I servizi che svolge oggi la multiservizi sono tutti non subappaltabili. È una delibera di giunta, però il trasferimento, un attimo, però il trasferimento del servizio, la società prima di prendere quel servizio lo deve prevedere in quel documento programmatorio che presenta al Consiglio Comunale, quindi chi approva preventivamente che la società può prendere quel servizio in appalto è il Consiglio Comunale, quindi il passaggio in Consiglio Comunale c'è sempre. Poi c'è alcune competenze che problemi di oggi sono affidati alla società, però il piano e la possibilità, il programma della multiservizi viene approvato dal Consiglio Comunale, che per noi è l'atto fondamentale. Consigliere. Allora. Io la volevo ringraziare l'assessore Bianchi perché stai imparando tanto, come si fa politica. Allora, quando uno è assessore e un consigliere di minoranza ti fa delle obiezioni, fingi di non aver capito, argomenti bene quello che tu hai da dire, rigirando la frittata. Per cui il tuo discorso sembra l'intro che hai risposto e in realtà non l'hai fatto. Bisogna imparare. Allora, per esempio, no, quando lei faccio l'esempio di rigirare la frittata. Io mica contestavo le videoconferenze, mi faceva solo ridere che potevano anche lavorare con il telefono, l'ho detta come una cosa così finale. Allora, altra cosa, praticamente lei l'ho fatta ieri col telefono, vero? A lei ha rigirato la frittata, sostenendo che
che magari l'intervento era contro da molti servizi. Lei ha reiterato la frittata fingendo di non capire, perché lei lo ha capito benissimo, che in realtà quello che stavamo dicendo è che avete perso un'occasione, non si contesta, perlomeno io non sto contestando da molti servizi adesso, avete perso un'occasione. Ha finito di non capire che quello che io, che noi insistevamo nel dire, è che è vero che avete messo delle forme di controllo, l'ho sottolineato tante volte, ho detto sì, avete messo che i documenti arrivano in consiglio, però l'obiezione era che